parliamo anche con il mister della Milanese, Giuliano Gentilini. Allora mister, immagino che sei abbastanza arrabbiato. No, vabbè, arrabbiato, è una giornata storta in tutti i sensi. È girato tutto male e niente, è andata così. Chiudiamo sta parentesi, dobbiamo essere bravi a chiuderla e da martedì ripartire ed essere la solita Milanese che fino adesso abbiamo dimostrato di essere. Questo volevo chiederti, insomma, quello che mi ha sorpreso anche è anche il modo in cui avete preso il gol, cominciando proprio dal primo che avete preso, cioè lasciare Romanini da solo in mezzo all'area su una palla leggibile da centrocampo, insomma un errore da matita rossa mi è sembrato. Sì, ripeto, ma è stato proprio tutta la partita, proprio questa mancanza di attenzione, di determinazione che non deve mai mancare nel calcio, almeno a noi personalmente come squadra non deve mancare mai, e questa è la cosa. Vabbè, siamo all'inizio giustamente, però credo che i ragazzi siano intelligenti e già nello spogliatoio hanno capito che quello che devono fare da oggi in poi. Nel secondo tempo mi è sembrato, insomma, una nota positiva che sul 3-0, anche sul 4-1, hanno comunque tentato di giocarla la gara. Sì, nel senso, noi almeno siamo una squadra che proviamo sempre a giocare a calcio. Ripeto, oggi abbiamo trovato una squadra che secondo me ha giocato molto bene oggi e noi abbiamo trovato la giornata storta, quindi merito a loro. Però ripeto, la Milanese non è questa, ma sono convinto che già da settimana prossima poi saremo un'altra squadra. Cosa direi ai ragazzi di settimana, come si ricomincia psicologicamente soprattutto? Cancellando questa partita come se non l'avessimo giocata e ripartendo e facendo di nuovo le cose che sappiamo fare, ma soprattutto quello che non deve mai mancare nel calcio è la determinazione, la voglia di combattere palla su palla e mettere sotto l'avversario, quello che oggi il Tribiano l'ha messo in campo e noi siamo mancati in questo atteggiamento.